Ciao a tutti e bentornati, mi chiamo Saladriel e questo è il quarto episodio di Invincible e Pressing Battle. Continue. Già, i fumetti, non abbiamo letto i nuovi fumetti la scorsa volta. Leggiamo questo, poi vediamo se ce ne sono altri. Il Lander ritorna alla Dragonfly con Arty e i membri dell'equipaggio al sicuro, tratti in salvo dalla nostra protagonista a bordo. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Ok, allora questa è la discussione che stiamo avendo con il dottore, ma con il capitano. Ma ok. Perfetto. Quattro dei ricercatori. Queste sono. Scusate, ero già immerso nella traduzione, mi ero dimenticato per un attimo di voi. Queste sono le pagine nuove del nostro fumetto. Questa quindi Luna è la sonda, ed è la sonda della quale i pesci avevano paura. Per cui Luna è in grado di andare sott'acqua o di muoversi sul pelo dell'acqua, immagino. Quei pesci non erano molto in profondità, visto che i nostri esploratori e scienziati sono riusciti a catturarne uno. Torniamo noi. Quattro ricercatori scoprono una misteriosa e naturale struttura formata da leghe di metallo. Sfortunatamente, la Dragonfly perde all'improvviso contatto con loro e abbiamo assistito a quella parte, l'abbiamo giocata in un flashback. Prima di che il contatto radio venisse completamente soppresso, la sonda della Commonwealth non ha trovato nulla di strano. A parte un insolitamente potente campo elettromagnetico. Ok. Queste sono parti che abbiamo già giocato. Ok, Yasna riesce a raggiungere l'accampamento dopo le sue avventure e traversie, ma trova soltanto un robot congelato, bloccato, che non risponde. In una delle tende Yasna trova il dottor Krauta, che è in un profondo stupore. Ok, questa cosa l'abbiamo già letta. Ok, utilizzando un cavo dalla radio di Krauta, lei riesce a riottenere il contatto con il capitano. Yasna aiuta Novik a far ripartire l'androide così che lui possa prendersi cura del dottor Krauta. Attirata dal suono di macchine trivellanti, Yasna entra nel sito di scavo, ma non c'è nessun altro all'interno. Ecco, una cosa sulla quale non ho riflettuto mentre giocavamo lo scorso episodio. Quelle macchine di scavo erano ancora attive. Quindi i scienziati, i nostri ricercatori, se ne sono andati da lì senza spegnerle, probabilmente sotto l'effetto di quel profondo stupore che li ha colti.
probabilmente è stata la tempesta di sabbia. Io sono convinto che la tempesta di sabbia c'entri qualcosa. Abbiamo avuto un bellissimo indizio, un bellissimo e potentissimo indizio qua. Ok. In questo momento qui, non, il fumetto non riporta il collegamento con la tempesta di sabbia, ma nella mia mente è scritto a fuoco. Ecco, però aspetta un attimo. La sonda. Nelle foto della sonda c'è semplicemente un potente campo elettromagnetico. Non una tempesta di sabbia. Allora, la foto era sfocata, completamente sfocata. C'era una chiazza scura, un'ombra scura che copriva l'immagine. I casi sono due. O il potente campo EMP, il potente campo elettromagnetico, ha distorto la capacità di imprimere fotografie della sonda, quindi era dotata di un dispositivo di registrazione delle immagini elettronico, cosa credo concepibile per i tempi in cui è stato scritto il romanzo. Oppure quell'ombra non era nient'altro che sabbia, una tempesta di sabbia. Per qualche motivo mi sono perso l'input per farlo notare a Yasna, preso dall'agitazione. E quindi questa cosa non è stata notata da lei, perché lei non ha detto nulla a proposito di una tempesta di sabbia che ha colpito la sonda quando c'è stato il campo elettromagnetico. Sto registrando, sì. Quindi ci rimane il dubbio, non abbiamo nessuna certezza, ma nella mia mente, anche se il gioco non ce lo sta dicendo, questi potenti campi elettromagnetici sono correlati con le tempeste di sabbia, che possono esserne una causa, un mezzo di trasporto, un mezzo di conduzione o una conseguenza. Ma mi immagino più che siano un vettore di questo campo elettromagnetico. Yasna trova la dottoressa Marit, ma è troppo tardi per salvarla. Commossa dalla morte di Marit, Yasna decide di riportare il corpo della sua amica al Lander. Yasna dopodiché incontra un altro membro dell'equipaggio, Koval, è vivo. E, anche se mostra gli stessi sintomi dello stesso stupore di Krauta, Yasna lo trasporta fino al Lander. Esploriamo, ci perdiamo un po'. È bello anche perché serve per ricapitolare gli eventi dell'episodio precedente. Giro un po' in tondo fino a quando non mi ricordo che una delle note degli appunti di Koval, che era in contatto con lo scienziato, con il terzo scienziato che dobbiamo trovare, parlava di una bandiera. Non era quella la bandiera alla quale faceva riferimento, ma mi è tornato in mente che c'era una bandiera dispersa in un luogo dove non potevamo andare. Ci sono andato. Yasna, il personaggio, la IA del gioco, mi ha permesso di andare avanti e lì ho trovato la sonda. Abbiamo trovato la sonda che abbiamo battezzato Luna. Durante la ricerca dell'ultimo membro dell'equipaggio, il dottor Gorski, Yasna utilizza un metal detector per tracciare e seguire le strutture sotterranee. E qui è la pagina del fumetto che abbiamo aperto, ripartendo con la nostra partita. Diamo la stessa risposta del scorso episodio. The clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? We won't be limited by our own abilities. Robots will excel in areas where we either cannot or do not want to surpass them. To put it bluntly,
They will do the dirty work for us. Scusate, mi guardo un po' in giro. And we'll just sit in the warm privacy of a laboratory, send them to the other side of the universe? Yeah, that's one example. Well, I don't know. Shh, Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Già, la battuta sul fatto che il dottor Gorski non è in grado di sentirci, e quindi o è lontano, o è in preda allo stesso stupore degli altri compagni. Io sono in preda a un profondo stupore ogni volta che ammiro l'estetica di questo gioco. Allora, tecnicamente non è mostruoso. Nel senso che gira su Steam Deck, non che lo Steam Deck sia scarso, ma, e utilizza una piccola percentuale di potenza di calcolo della mia scheda video nuova, ma a livello estetico, wow, è veramente wow. La direzione artistica è veramente ispirata, ed è tanto, tanto per questo genere di giochi. Ok. Seguiamo la sonda. Yes, ma? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something... I'll report it. No worries, sir. Mi piace l'ansia del capitano. Mentre vi ricordate Deliver Us the Moon, l'ansia della... della nostra collega su nella stazione che ci dava ordini continui secchi, era più pesante da sopportare. Quella del capitano è quasi paterna. Oh, che bello. Piccole caldere di geyser. Piccole bocche di geyser, scusate. Sembra quasi la bocca di un alieno che fa... Oh. Ok. Potete memarmi per sempre ora. Che bello questo scorcio. Esiste una modalità fotografia. Sì, perché questo diventerà uno dei miei prossimi desktop. Voilà. Scusate. This mission drags on so much. Dai, Yasna, ce la puoi fare. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Ok, wow. Sono riusciti a dare un aspetto completamente alieno. Oh, i cespugli, eccoli. Io direi che giocandola di ruolo mi metto a correre appena li vedo. Sono piante o sono escrescenze metalliche? Sono metallici. Aspetta un attimo. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. And like a brief description, just keep a distance. Allow me to use a language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Ok, sono cespugli. C'è stato uno scambio tra noi e il capitano dove il capitano ci ha detto di stare lontano e noi abbiamo utilizzato un linguaggio simile a quello che utilizzavamo per descrivere una forma di vita e ha utilizzato dei termini che non comprendo. Ma sono delle formazioni? Si dice così in italiano? Sì, si dice così anche in italiano. Simili a dei cespugli del deserto, eh? Adesso guardo lì, eh?
sono vivi, ma fatti di metallo? Perché... Avete visto? Il nostro detector rileva... le forme di metallo, evidenziandole, vedete? Quella è la sonda. My legs feel really heavy. Sì, sì. Quindi sono metallici. Potrebbero essere una forma di vita basata su lega metallica? They're high, more or less. From one to several meters. Ok, sono alti da uno a più di un metro. They grow out of cracks in the bare rock. E crescono in spaccature direttamente sulla roccia. Sembrano... Ma quelli stanno emettendo spore. Cioè... Quei cespugli stanno emettendo spore? È più che palese. E non commentiamo? They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Staying on the topic of biological analogies, which in itself is already a major scientific distortion. Yes, yes, I understand. These are not real plants. But if they were plants, those protruding parts climbing up, they would serve to obtain energy, mainly solar. Ok, ok, ok. Non stiamo commentando sul fatto che rilasciano queste spore, ma abbiamo commentato sul fatto che possono crescere singoli o in gruppi che coprono completamente la zona nella quale crescono, creando una sorta di spazzola, di effetto spazzola. E il capitano ci chiede se abbiamo un'idea di quello che potrebbe essere il, la loro funzione. Tra le varie scelte ho percorso quella che mi sembra più ovvia. In realtà ero indeciso tra sistema di difesa e la seconda, collezionare energia, perché potrebbero essere dei convertitori fotovoltaici. Cioè, voi immaginatevi... Voi immaginatevi questa razza aliena che è in grado di mescolare DNA di piante con strutture metalliche e creare un ibrido macchina-pianta che cresce, si replica emettendo quelle spore e tramite le radici si collega a quella rete metallica che stiamo seguendo e la rifornisce di energia, convertendo in massima efficienza la luce del sole e il calore in energia elettrica. Potrebbe essere fattibile. Tenete conto che buona parte della composizione della roccia e della sabbia sulla Terra e credo anche su altri pianeti è silicio. E il silicio drogato con altri metalli è in grado di convertire i fotoni e i campi elettromagnetici nella lunghezza d'onda del della luce visibile e poco oltre o poco al di sotto in energia elettrica. Il resto della composizione di metallo servirebbe semplicemente a condurre l'energia elettrica a destinazione. Inoltre, se sono furbi e tecnologicamente avanzati come penso, il vento non dovrebbe esserci scopo nel creare dei pannelli fotovoltaici mobili e fluttuanti in come questi, se non due me ne vengono in mente. Il primo è che possano orientarsi alla luce del sole, un po' come di girasole, anche se la forma
e poco pratica, ma ammettiamo che sono tentacolosi, dovrebbero essere più delle superfici tonde come quelle di girasoli, per l'appunto. La natura è un ottimo ingegnere, sa ottimizzare molto le cose che crea. Ma guardate come ondeggiano all'aria, ad ogni minimo movimento. E se quell'energia meccanica venisse convertita in energia elettrica? Immaginatevi che... No, sto per dire una probabile baggianata elettroscientifica, ma correggetemi se sbaglio. E vi prego, fatelo, perché mi piacciono queste discussioni, come ho detto, come continuo a dire ogni volta che faccio un video del genere. Immaginatevi che i vari rami, le varie foglie, generando energia elettrica fotovoltaica, creino un campo magnetico attorno ad esse, muovendosi e fanno interagire i campi magnetici di una foglia con quello della vicina, e i movimenti randomici del vento potrebbero creare una corrente elettrica, perché la corrente elettrica si ottiene anche facendo muovere due campi elettromagnetici o magnetici uno rispetto all'altro. Ok, procediamo. Voglio un commento su quelle spore, però, perché è la parte più interessante, secondo me. Dannazione, sembrano davvero piante. E sono completamente metalliche. Guardate. E la lega metallica non è dissimile da quella della struttura che stiamo seguendo nel sottosuolo, perché il professore... Ecco qua. Guarda lì. Guarda lì che le radici vanno a toccare un nucleo della struttura metallica. Qua sotto no, però. Strano. Ah no, guarda lì, guarda lì, guarda lì. Sono più piccole e sottili, strano, perché lì dovrebbero essercene molto di più. Teniamoci il dubbio, potrebbe essere un errore di sviluppo del gioco. Oppure no, potrebbe essere voluto. Teniamoci il dubbio. Là ce ne sono altri. Ok, il gioco non li renderizza tutti sullo schermo del nostro detector. Guardate, lì in alto ne mancano alcuni. Quindi non è preciso al 100%. Teniamoci il dubbio. Nessun segnale dal faro, dal rilevatore del nostro compagno. Questo sembra più un arbusto che un cespuglio, però. Crescendo maturano in questa dimensione qui? In questa forma? E poi gli cresce il tronco sotto? Guardate come si protrudono verso l'alto. Allora, mi viene il dubbio che qui non possano raccogliere molta luce, ma man mano che il sole fa il giro potrebbe arrivare ad illuminare questa facciata. Non è un metodo molto efficiente di raccogliere luce. Una superficie piatta sarebbe molto più efficace, credo. Ma chi lo sa. Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. Okay. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. Sono d'accordo. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Sono d'accordo. L'umanità prima di tutto. Abbiamo visto l'ingresso di un tunnel, e molto probabilmente Gorski lì dentro. Abbiamo comunicato al capitano. Se queste rocce sono così spesse e contengono del metallo, la comunicazione andrebbe comunque persa con la Dragonfly. Cosa che è successa molto probabilmente al professore. Abbiamo comunicato la cosa al capitano.
Scusate. Scusate solo un secondo. Eccomi, non ho neanche messo in pausa il gioco. Avevo lasciato WhatsApp e Discord aperti sul computer prima di iniziare a giocare. Stavamo dicendo... il professore ci ha dato l'autorizzazione a entrare anche se avremmo perso la comunicazione, molto probabilmente. Siamo rimasti d'accordo che... Oh, è un canyon, non un tunnel, quindi probabilmente la comunicazione potrebbe essere ancora attiva. Siamo rimasti d'accordo sul fatto che salvare i propri compagni è uno degli imperativi, vivi o morti che siano, una delle regole non scritte delle nostre missioni. E sono perfettamente d'accordo. Cos'è questo rumore? Lo sentite anche voi, vero? Sembrano gocce d'acqua su di una superficie metallica. Vero? Non provengono da una direzione precisa, riecheggiano. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Ok, l'opera è riuscito a rientrare alla base. Ok, qui dobbiamo passare in mezzo a queste strutture, quindi sappiamo. Scopriremo subito se in realtà mi sono sbagliato e sono una forma di difesa. Brava sonda. Luna, vai avanti. Un altro flashback, interessante. La nostra discesa. Guardarsi torno in questo gioco. Ecco perché ce lo ricordiamo. Ecco perché quanto mi piacciono questi dettagli. Ecco perché ci ricordiamo. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Perfetto. Atterraggio tutto a posto. Dicevo, quanto adoro questi dettagli. Vi ricordate lo scorso episodio quando abbiamo visto la Luna con gli anelli attorno? L'abbiamo riconosciuta. L'abbiamo riconosciuta perché l'abbiamo vista scendendo. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Beetle. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Ok, una delle ipotesi era che se ne fossero andati via
sull'altra sonda, sull'altra, sull'altro lander, e per fortuna non l'hanno fatto, perché senza poter comunicare con la Dragonfly sarebbe stato veramente un problema. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Ok, c'è qualcosa che non va però. Il portellone è aperto solo a metà. E non hanno fatto rapporto di nessun problema idraulico. Andiamo a vedere dentro che cosa c'è. I'm inside. And how is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beatles lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Astrogator, I think... I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition. The equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. It better be that way. We have the right to come home at last. I'm afraid I'm unfamiliar with such a law. But there is one thing I can refer to when we find ourselves in a difficult situation. If the continuation of the mission endangers the lives of the crew, the provisions of the Imprimis Homini law apply. First and foremost, the safety of people is what matters. It's good to know we have this right. I wish we didn't have to use it. Ok, avremmo potuto essere molto più duri con il nostro capitano. Mi sono permesso di esprimergli la mia sensazione che non dovremmo essere su questo pianeta. E troppo. Stiamo perdendo equipaggiamento, le persone sono in pericolo. Poi c'è stato un dialogo piuttosto sincero tra noi e il capitano, dove lui ci ha rassicurati sul fatto che se per caso la sicurezza delle persone dovesse essere messa a rischio durante la missione, questa può essere abbandonata per giusta causa. E qui abbiamo dei danni elettronici piuttosto interessanti. Avvenuti subito dopo l'atterraggio o durante la discesa? Non credo che sia un attacco, probabilmente di nuovo quei campi elettromagnetici. E perché mi compariva l'iconcina dell'occhio? Ah, è quella, ok, è questa. Ok, tecnicamente questo è poco prima che perdiamo coscienza. È bello come il gioco ci faccia rivivere quello che è successo tramite flashback interattivi di questo tipo qua. Io ho provato a dire il capitano, l'avete visto, lo scorso episodio, di far atterrare la Dragonfly. Non è stato possibile. Bene. Qui stiamo tornando indietro.
La mappa cosa dice? Ok, il campo è a destra. Noi stiamo andando nella direzione sbagliata, dobbiamo andare di qua. Oh santo cielo, che bello. Ok. Ok. Questo è il mare di Regis 3. È il mare di Regis III. È veramente stupendo. Questo merita un altro screenshot. Sono messo in questa posizione proprio perché mi piaceva quello che vedevo. Va bene, scusate, non voglio farvi perdere tempo. Spippolerò con le foto in un altro. Che bello. Guardate le formazioni di quelle nubi, di quelle nubi, come sono strane e particolari. Mi piace. Hanno fatto di tutto per renderlo alieno, eppure non assurdo. E ci sono riusciti. Ti viene da chiederti quale sia la densità dell'aria e quali siano le composizioni chimiche che ti permettono di avere un flow così nelle nubi. Ok, ok. Tra poco a destra, di qua. Ok. Qui è dove hanno fatto campo per studiare il mare e l'oceano. Posso mettere, con R2 posso mettere fuoco automaticamente su quello che sto guardando. Fantastico, ok. Anche se è più bello smanettare a mano. Oh, va bene. Sono passati di qua. Questa è una corda simile a quella che abbiamo recuperato noi. Ma non è qui che siamo stati. Noi siamo andati dall'altra, perché il campo è esattamente nella direzione opposta. Molto bene. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. So,
They didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Non sono d'accordo. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, Yasna? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Non sono d'accordo. Not in a biological sense, esatto. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. È una discussione filosofica molto interessante, ma mi trovo d'accordo solo in parte col capitano. Allora, qua torniamo indietro e voglio fare questo passaggio qui per capire se c'è qualche piccolo altro dettaglio. Non ce ne sono tanti, ma ce ne sono. Avete visto? La preoccupazione del capitano che delle sigarette... Ok, no, la strada giusta è l'altra. È questa, l'altra è quella sbagliata, nella quale voglio esplorare, ovviamente. Dicevo, la preoccupazione del capitano è che potremmo causare dei danni a noi stessi incendiando un'atmosfera sconosciuta, visto che c'è il metano e ossigeno, è palese che qualcosa possa andare a fuoco. Immaginatevi di lasciare aperto il gas in cucina e poi dopo mezz'ora accendere una sigaretta. Le proporzioni non sono quelle, ma anche in questa atmosfera potrebbe essere pericoloso fumare, quella di questo pianeta, quella descritta negli scorsi episodi. E capisco la preoccupazione del capitano, ma anche se è vero, e qua mi piace entrare un po' nel filosofico, che noi esseri umani ci siamo evoluti perché abbiamo osato trasformare il mondo a nostra necessità. C'è modo di farlo. Lasciare un pacchetto di sigarette a terra non ha nessuna utilità pratica se non accontentare la propria pigrizia e la propria disattenzione. Non è come scavare una miniera dove troviamo una vena di metallo utile per costruire nuovi macchinari o case. Capite cosa voglio dire? E in questo senso penso di voler dare ragione alla dottoressa. Ci vuole coscienza in quello che si fa. In ogni caso, questa strada sarà più scomoda, ma è la più interessante. You should save your breath, Astrogator. Ok, di qua si torna indietro per il passaggio lungo il quale sarei dovuto arrivare e... Ah, probabilmente non sarei riuscito a scendere di qua. Da qui la nostra affermazione scrittata. No, saremmo riusciti a scendere. Molto probabilmente saremmo riusciti a scendere di qua calandoci giù. Va bene, abbiamo un doppio passaggio che ci porta alla stessa destinazione. E abbiamo fatto un giro quasi ad anello. Mi sento soddisfatto. Ora dovremmo essere non lontani dal punto in cui
ci siamo calati e abbiamo perso coscienza l'altra volta. Quindi, questo è interessante. Ascoltatemi. Perché visto che ci stiamo dirigendo verso il punto in cui abbiamo perso coscienza la prima volta, stiamo per scoprire il vero ruolo delle tempeste di sabbia in questo. Perché se si sta avvicinando una tempesta di sabbia e ci coglie nel momento in cui perdiamo coscienza, avremo certezza che si tratta di queste. Se no, i cespugli, ecco, li battezziamo qua. Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plant? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Ok. Le riconosciamo immediatamente come piante metalliche e quasi impossibili dall'essere organiche. Non abbiamo mai visto nulla del genere. Ah no, ah no, ah no. Diamine. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Ok, se n'è andato. E non c'erano tempeste di sabbia. Sono loro ad aggredirci, sono veramente un sistema di difesa. Qui non si può passare. Dobbiamo trovare un modo di passare, però. Sì, continuo a marciare verso l'accampamento, ma non riesco a trovare la mappa. Non riesco a trovare, a usare le mie attrezzature. Di qua non si può passare. Ah, no, ok, si può. Perfetto. Ok, qua. Blackout. Ok. Il dover spezzare quel ramo ci ha riportato i ricordi, eh? Non siamo andati in blackout, vero? No? È stato solo un flashback. Ciao Luna. È sempre bello averti vicino. Sei lì? Over. I guess that's a no. No. Abbiamo provato a trasmettere attraverso quell'apertura, ma non ci ascolto da parte della Dragonfly. Ok, gli effetti luminosi di questo gioco, anche se è palese che non è vera luce dinamica, non c'è ray tracing, ma hanno un che di meraviglioso. Sono utilizzati ad arte. Is everything all right? Yes, yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something.
Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Ok, quindi i nostri compagni sono sulla Dragonfly, nel reparto infermeria, ma sono ancora in stato di stupore. Il capitano sa per far loro un elettroencefalogramma per capire che cosa sta succedendo. Ecco, una cosa che è un po' che penso di dirvi, non ho ancora mai detto perché la lasciavo per scontata, ma non mi fermo a riflettere ad alta voce sulle varie opzioni da prendere, sulle varie opzioni tra le quali posso scegliere tutte le volte che c'è un dialogo a scelta. Perché mi sento molto coinvolto e la scelta... la sento come una scelta personale. Non è un volervi escludere, è un vivere il playthrough nella maniera più simile possibile a come farei se fossi da solo. Fatemi sapere qualcosa. Beh, no, ho intenzione di pubblicare tutto quanto quando avrò finito di registrare tutto, quindi. Però, sì, fatemi sapere nei commenti se questa cosa vi piace. O se nei prossimi giochi che dovessero essere avere dei sistemi di dialogo simili a questi, vi preferireste sentirvi più, tra virgolette, coinvolti, anche perché non sareste comunque in live, ma sentire i miei ragionamenti. Fatemelo sapere. Io per il momento continuo su questa strada. Spero non vi stia infastidendo. Ma il mio intento è quello di... bello condividere con voi come giocherei veramente da solo. E sì, se fossi da solo passerei veramente del tempo a guardarmi in alto, a guardarmi in giro, a vedere questi panorami e paesaggi, ad ammirare i movimenti fluttuanti della sonda e i riflessi sulla sua struttura metallica. Sì, lo farei veramente. Ok, ora dobbiamo trovare un modo di passare. Oh, una corda. Ciao, Angel. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Santo cielo. Guess I know where Gorski was going. Ciao, Angel. Ok. Ma quella struttura, scusate. No, non puoi non renderizzarmela. Gorski, sei qua? Questa è la sonda? Ok, va bene. Scendiamo. Quella struttura è veramente enorme. E sicuramente Gorski si è agganciato là. La curricula da discesa. Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into her brain? Sì, come scienziato direi di sì. Ci sta chiedendo... Ecco, in questo momento invece mi sento di condividere i miei pensieri. Non è una scelta semplice, ma ci sta chiedendo se dovessimo, se secondo noi è giusto accedere al suo cervello come uno strato di autopsia elettromagnetica sui suoi ricordi prima di seppellirla, prima di lanciarla nello spazio, immagino, o di ibernarla. E sì, facciamolo. The better chance we have to help others. Marit would have been happy to know that even in death, she was doing something for them. Fine, I'll get the equipment ready. Che bella questa discesa.
molto realistica. The end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can we go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No. Not a chance. What if you sway? I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, yeah, we don't know that, Jasna. He could keep going even with injuries. Well, I'm not hanging here forever, if we still haven't come up with anything. There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. Astrogator. La sonda. As much as I love complex analysis, I'm really sick of all this hanging. Of course. Can you see the probe? Yes. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. Are you sure it will hold me? That no. I cannot guarantee. All right, let's give it a try. Però potrebbe attutire la discesa. You must guide me. Due metri. 2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. Figo. Hopla. Sì. You could say so. Ah, tu titolo la nostra caduta. From a lower height. It was a soft landing though. Molto bene, molto bene. Ok. Io continuo a chiedervi scusa continuamente per i momenti di silenzio mentre ci sono questi dialoghi e queste scelte, ma l'alternativa è sovrappormi al gioco. Odio di gioco dare fastidio a chi capisce l'inglese e non riuscire a sentire correttamente io, quindi sorry, ma questo gioco è così. E questa struttura è fantastica e la mia webcam non è centrata. Me ne accorgo solo ora, praticamente fine episodio, ma... Ok. Piccoli accorgimenti tecnici da canale YouTube improvvisato. L'avete visto anche voi. E per quanto mi dispiaccia staccare in questo momento, sarà da fare, perché non so quando sarà il prossimo salvataggio. E chiamiamolo Cliffhanger, ok? Ci vediamo tra poco. Prossimo episodio e... Grazie ancora di essere qua. A presto.